Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questo giovedì abbiamo passato la notte in pesca e abbiamo effettuato la tecnica della passata. Abbiamo preso un bel po' di orate, qualche branzino e adesso vi spiegherò la tecnica che usiamo qui da noi. Allora, questo tipo di tecnica viene effettuata qui nelle nostre zone quando la marea ha meno forza. In dialetto locale si dice durante il morto d'acqua. È una tecnica che si fa appunto su delle zone anche abbastanza profonde, perché possono arrivare a 10 metri, ma nelle quali però deve esserci un fondale abbastanza regolare. Per fare questa pesca abbiamo bisogno di una canna da 4 metri circa, può essere 3,50 come 4,50. L'importante è che sia non troppo ingombrante in barca, perché vi si aggroviglia la punta, dovete sistemare una cosa. Se avete una canna da 5 metri su una barchettina da 4, ci diventate matti per sistemare la cosa. A questa abbiamo abbinato un mulinello taglia 4000, che la cosa importante è che sia un recupero abbastanza veloce, non è che sia essenziale chissà che mulinello speciale. L'importante sia che abbia un buon recupero e sia abbastanza potente. Abbiamo montato un trecciatino dello 013 e abbiamo preso un galleggiante di quelli che produciamo noi in Eva, da 25 grammi, al quale poi abbiamo messo una torpille secca da 20 grammi. Il terminale non è tanto lungo, è di circa 50 cm e è realizzato in fluor carbon dello 0,25. Se vedete che le orate sono un po' più diffidenti a mangiare, si può scendere anche di taglio. Su questo tipo di pesca ci può capitare, come è capitato a noi questa notte, di trovare parecchie specie, ed è per questo che abbiamo utilizzato un'esca che abbiamo qui in zona, che viene raccolta nella laguna di Venezia, e bensì la corbola veneziana. Noi abbiamo preso quella congelata perché, se congelata bene, la corbola veneziana è un'esca micidiale per qualsiasi pesce che possiamo trovare in zona. L'abbiamo innescata dalla testa verso la base del corpo in maniera abbastanza semplice, proprio perché deve arrivare giù naturale ed essere mangiata in maniera altrettanto naturale dall'orata. Possiamo utilizzare anche dei coreani, funzionano benissimo. Li inneschiamo non con il metodo classico del surcasting, ma bensì li inneschiamo più o meno da metà corpo, lasciandoli andare molto liberi per la loro strada, così possono attrarre più facilmente dei pesci. E abbiamo utilizzato degli ami, un po' a seconda dell'esca che abbiamo messo su durante la serata, e abbiamo preso un Maruseiko della Fudo, che è la serie 16601, che è un amino con i portaverme dietro, che è molto comodo sia per tenere su la corbola che per avere una ferrata abbastanza veloce. Abbiamo utilizzato anche dei kinu, che vanno meglio con il coreano, che sono degli amini rotondi, ed è una serie che abbiamo utilizzato, è la Fudo 1001. La misura va un po' alla taglia delle orate che abbiamo qui attorno. Noi ad esempio abbiamo utilizzato un 1, un 2, e sono ami che vanno benissimo per le taglie. Ora vi mostro la montatura, che è abbastanza semplice. Abbiamo appunto i nostri 50 cm di terminale, abbiamo la nostra torpille secca da 20 grammi, una girellina che connette appunto il nostro trecciato al terminale in fluor carbon, semplicissima, abbiamo preso una misura 8, un galleggiante scorrevole al quale abbiamo messo una Starlight a batteria. Poi di tutta questa attrezzatura qui sotto vi lascio un link dove potete trovare un po' tutto, un po' le varie opzioni, perché sia della canna, il mulinello, il galleggiante, ce ne sono tanti tipi, non è che cambia tantissimo e che questo sia quello miracoloso. Poi abbiamo messo una perlina di vetro che farà da battuta per il nostro stopper che abbiamo all'interno del mulinello. Lo stopper può essere realizzato sia con del filo, li trovate già pronti, e anche con la versione in gomma, alla quale siamo sempre abituati. L'importante è sempre prenderli magari di buona qualità. Noi abbiamo utilizzato i tubertini perché sono quelli che durano di più durante la pesca. L'azione di pesca è abbastanza semplice, però ha una regola di cui volevo parlarvi, che è molto importante. La profondità
deve essere presa in maniera molto naturale. Noi scarrocciamo con la barca, ci portiamo dietro il galleggiante, quindi abbiamo bisogno di tarare il nostro galleggiante in maniera che il piombo, il terminale, sia perfettamente aderente al fondo. Quindi ogni passata dobbiamo vedere il piombo che tocca il fondale, quindi il nostro galleggiante che si sposta un po' con la vetta, ed è lì che si alza un po' di sabbia se peschiamo appunto su fondali sabbiosi, è lì che il gruppolatore viene attratto, poi trova l'esca e si aggancia. Quindi cosa molto importante è trovare la profondità. Stateci del tempo, perdeteci degli ami, ma appena trovate la profondità giusta vedrete che le catture cominciano. Noi adesso è ora di tornare a nanna, perché ci siamo fatti tutta la notte a pesca, ci siamo veramente divertiti questa sera. Noi vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e ci vediamo col prossimo appuntamento che facciamo ogni giovedì. Statemi bene, ciao!